Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo secondo episodio dell'Ira di Cortex. Oh sì, oggi andremo avanti con la nostra avventura, oggi terzo livello. Vediamo un po' che si fa. Ma codardo sei te proprio. Cioè adesso pure i giochi mi bullizzano, mo. Ok raga, questo è il primo livello, raga, con la trasfera, che quando ero piccolo mi dicevo: ah, ma che figata. Beh, non lo è se devi fare tutto il livello al 100%, tranquilli che non lo è. Esatto raga, perché indovinate, ci mette 3 anni per girarsi, esatto. Già, e quindi di conseguenza ci impiegherei più tempo che non dovrò fare le prove a tempo, ma vabbè, quello lo vedete più avanti raga, perché alla fine il gameplay in sé non è così difficile, però io vi dico che nelle prove a tempo mi vedrete, cioè che mi vedrete esplorare abbastanza, devo dire. Ok, andiamo qua. Bene così. Allora raga, poi come sempre vi ricordo di lasciare mi piace a ogni video, di condividere con i vostri amici il video. E niente raga, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi episodi di questa serie e di altre che arriveranno la prossima settimana raga. E niente, poi raga, sì, credo che questo canale tornerà di nuovo operativo come prima, almeno che non ho problemi come prima. Cioè, in verità spero di non averne più di problemi sia di registrazione che di altro. Ok, bene così. Yeah. Bene, cristallo ho preso. Siamo 87 casse su 126 raghi, è buono. Io spero vivamente di non incazzarmi verso la fine con la trasfera, perché già potrebbe essere un bel casino raga morire alla fine. Sì, perché non me lo perdonerei, non è per altro raga. Ok, ci siamo. Bene così, Gemma, e andiamo. E andiamo raghi, siamo solo a 3 minuti raga, pochissimo. Bene, cristallo, Gemma, presi. Bene, andiamo avanti con il quarto. Gesù raga, però veramente questo gioco forse veramente, cioè è quasi una fotocopia di Crash 3 alla fine, se ci pensate bene. Ma va bene, cioè a me piace lo stesso raga, perché comunque sia un contenuto che qua comunque non avevo mai portato. Comunque raga, in questi giorni sto facendo, cioè sto cercando di costruire un mio studio dove farvi video e gameplay, quindi tranquilli, la prossima settimana dovrebbe esserci molta più calma per i video. Purtroppo per ora sentirete dei cavolo di rumori, ma vabbè raga, voi lasciate perdere e guardatevi il video.
che andiamo avanti. Bene così. Bene così, raghi. Io vi dico, raga, in questo livello, raga, succede una cosa che è, appunto, è abbastanza schifo, raga, sto drago. Cioè, a me non mi è mai piaciuto. E poi, raga, fa questo rumorino strano, cavolo. Cioè, ma io proprio lo detesto. Cioè, ho un altro rumore a questo cavolo di cosa, non lo sapevano dare. Ok. Cerchiamo, raga, di non prendere le nitro. E se no, qua è un casino. Ok, checkpoint. Bene così. Dai che non riesco a saltare. Oh. Bene così. Ora, raga, dobbiamo andare su quella piattaforma che avete visto prima, esattamente questa, perché, raga, perché ci fa fare un altro giro, cioè un altro giro ci fa prendere una gemma speciale. Pizza, raga, io c'ho una paura. E vai. Aspetta che mi sbatti. Ma fa un culo. Vieni, porca. Allora. Bene, così. Gemma verde, perfetto. Adesso andiamo a fare il quinto livello e poi il crunch. Ok. Bene così. E gemma verde, gemma speciale, andiamo a fare il penultimo livello per noi. No, puoi tagliare le pelle. E niente. Prenderò a calci quel tuo bel fondoschiena di Bandicoot. Sì, sì, come no? Secondo la tua testa. Vabbè, adesso proviamo a fare sto livello. Cancella la sua risposta. Non posso. Ok, comunque siamo in un livello, raga. Questo qua forse è il più tipico. Ma la mente che non ci vedete tra su nei volume più voci sotto. E niente, raghi, quindi questo qua è un livello che è abbastanza, come si dice, forse il più tipico di questo gioco. Perché? Perché c'è un veicolo, raga, cioè il carrello, e voi mi direte sì, la vita finalmente è qualcosa che non si assomiglia a Crash 3, e in effetti credo ci avete ragione, anche perché questo livello forse è uno dei più semplici. Ma porca di quella miseria, raga, il controller. Se mi continuo così, raga, lo cambio fra un po'. Ok. Bene. Raga, scusate, raga, se questi video qua non saranno di alta qualità, ma in questi giorni la connessione sarà abbastanza male, quindi non riesco a far viaggiare più di tanto i video. Quindi, raga, abbiate pazienza. Vai, vai. Bene così.
Ok. Andiamo nella piattaforma del bonus. Sapete raga che per ogni livello c'è un crash, questo crash ha una musica diversa per ogni livello, anche se è dello stesso tipo. Quindi raga, io devo dire che qualcosa la Crash 3 cambia. E io raga, io non intendo che sto difendendo questo gioco, però per dire, non è neanche di quel male che si descrive ogni giorno. No raga, io so che purtroppo qua non ci arrivo. No, non ci arrivo neanche morendo. Cioè non ci arrivo neanche volendo, quindi mi devo ammazzare, raga. Ci ho perso una vita, raga. Proviamo a rifarlo senza fare cazzate. Perché di quella miseria, però anche sti comandi che hanno fatto, devo dire che non sono neanche i migliori. Ok, bene così. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ok. Oh, e anche il bonus completato. Raga, stiamo attenti a questi cavolo di laser che possono essere, sì, appunto, devo dire un po' un macello, però neanche troppo. Bene, il cristallo ho preso. Vabbè raga, l'ultima casa non la prendiamo. E che fate nei primi? Ok raga, io cerco di non farmi colpire, ma la mannaggia vostra. Ok. E anche questo livellino è fatto. Ora raga, ci manca solo il boss in teoria. Ok, andiamo a fare l'ultimo, cioè il primo boss. Cioè raga, poi tra l'altro raga, errori grammaticali, hanno scritto sulle rocce, cioè invece si dice sulle rocce. Ti avevo avvisato, Batti. Posso stringere le mie dita intorno al tuo minuscolo collo arancione. Boh, tanto non farà proprio niente, raga. Cioè, lo dico io. Bene, il primo colpo gliel'abbiamo dato. Secondo colpo. Cioè raga, sono tre colpi come gli altri boss.
Ok, vengo qua. E che palla! Oh, anche se con il colpo gliel'abbiamo data. Ci manca l'ultimo. Secondo me è il più complicato. Ma che palle, raga. Ok, che poi raga io sinceramente un boss con la trasfera non l'ho mai fatto. Ok, ed è morto. Io raga vi dico che noi ci vediamo ad un prossimo episodio, sempre con l'era di Cortex. E niente raga, devo solo riprendere il potenziamento. E niente raga, noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!